Signoria a tutti, ancora prepariamo pandus erto zenese, però senza bitiro e senza succo. Ne serve 250 g di faina integrale, magina apria, 50 g di olio di semi, 1,5 di uvetta, 1,5 di setron candio e 50-60 g di pignè. Ci che ne mette e ci vuole. Sto qui è una stevia a 90% che l'abbiamo già sentito internet, perché ti supermercati se trovi quella che è mista con saccarosio e con altri dolcificanti chimici, quindi che ne metti esci un po' di ciò. Mettiamo una fialetta di aroma del setrum e inetto d'acqua. Cominciamo mettendo stetto d'acqua dentro la ciotola da planetario, che mettiamo subito sta puntina di stevia e quindi l'aroma all'arancia o setron. Aggiungiamo la faina che l'abbiamo prima setacciata, mi ha scordato di dirlo, e un lievitin che mi sono preparato prima. Se non sapevi come farlo, trovai in video che ho scritto lievitin polish Dumax e a vedere cosa c'è dentro. Comunque per questo ho messo 10 g di lievito di birra e 25 g di faina che l'hai levato dai 2,50 di prima. E lo cacciamo dentro, se aggiungiamo quel che già e andiamo ad aggiungere in primo giro qui una frusta a gancio. Come vedete non abbiamo messo niente di condimenti perché prima facciamo l'impasto, così lo rendiamo bello omogeneo e liscio. Lo mettiamo a velocità 1. Fermiamo un attimo e aggiungiamo l'olio. Quindi ripigiamo a girare sempre se lì. Sta girando da 4 minuti, aspettiamo anche un minuto e vediamo che l'impasto la veniva, lo fa una bella balla. Quando l'impasto sta a consistenza, ho vedi anche che pareti da ciotola non sono rimaste sporche, quindi abbiamo una aggiunge e l'uvetta, i candii e i pignè. E iniziamo a fare questo travaggio qui in modo che non si rompa. Se vuoi fare lo stesso qua planetario, fai già se l'un per 30-40 secondi non dice, però vi consiglio di farlo come fa su me a mano. Così, bordi portai all'interno, sciacquei, bordi portai all'interno e sciacquei e avanti per qualche minuto, non è faticoso, se non mica sono pigro non lo facevo. Poi ve bruttei le mani con un po' di faina che cacca c'è addosso in modo da staccarlo bene, ancora bene, e vedete l'ultimo giro e lo mettiamo nella carta da forno dove lasciamo lievitare per circa 4 ore in modo che raddoppio volume. Bruttiamo un po' la carta da forno con un po' di faina, vi mettiamo la nostra balla, poi per farla nascere l'altezza e larghezza che mettiamo sto che è in bordo per torte, se non che lei taggiai la carta forno di questa misura a pin 6 e la mettei. Possiamo fare anche questo travaggio che lo proviamo, infainiamo ben ben ben, che poi o se l'assorbe o la levemo in modo che non si attacca, così, e andiamo a crovere.
pigi una piccaggia e lasciamo riposare 4 ore e mezza finché un'ora doppia addirittura triplica il suo volume. Scriviamo, leviamo il contenitore, con un po' di pazienza cianin cianin leviamo la velina e la raddoppiamo il volume, che facciamo due taggetti con una lama bella fia. Dobbiamo fare anche un famoso triangolo di pan dulce e andiamo in fornalo a 180 gradi, forno statico per 40-50 minuti, comunque la mia. Forno dopo 50 minuti, questo è il nostro pan dulce, lo taggiamo, l'ho anche caldo, bisogna lasciarlo raffreddare anche un po' per farvelo vedere. Non mi resta che salutare, augurare buone feste e sul nostro canale Il Tempio d'Antalya ne puoi seguire che sia roba da tradizione ligure che roba internazionale. Ciao a tutti! Il Tempio di Antalya.